Io credo che quello che si dice la bellezza ci salverà un po' è vero, perché l'arte in tutte le sue forme aiuta a sollevarsi da questo periodo veramente pesante che ci sta tormentando in successione. E noi facciamo del nostro meglio. E così una cinquantina di artisti hanno deciso di donare le proprie opere messe poi all'asta. Il ricavato andrà in favore dei bambini e degli adolescenti fuggiti dalla guerra in Ucraina ed accolti nelle scuole del territorio aretino. Noi abbiamo problemi di vario tipo. Il problema linguistico è inizialmente il problema prevalente, in particolare per i bambini della primaria. Poi l'altra necessità è quella di sostenerli in questo sradicamento totale dalle loro condizioni di vita. Una sessantina le opere donate. Quasi tutti sono autori che hanno un mercato, quindi già in primis hanno aderito non solo non artisti, diciamo, autodidatti, ma artisti che realmente lavorano con le gallerie, che sono nel mercato, che quindi vendono opere. Quindi vediamo anche uno spaccato che non è solo di generosità, ma è anche di arte contemporanea. La mostra vendita Arte per l'Ucraina è ospitata nel Salone delle Feste del Circolo Artistico di Arezzo. Perché vanno aiutati. Sicuramente arrivano qua, qualcuno è solo, qualcuno con la mamma, perché sono arrivati prevalentemente donne e bambini, adolescenti, ragazzi in genere, quindi ci è sembrato giusto aiutare queste figure che sicuramente hanno bisogno. All'iniziativa hanno già aderito Inner Wheel Club Arezzo e l'associazione culturale L'Artefice con i suoi artisti. Rientra tra gli scopi fondamentali della nostra associazione, che sono l'amicizia, la comprensione internazionale e il servizio nei confronti dei più fragili. Questo è il tuo quadro che hai deciso di donare, perché? Le famiglie in Ucraina. Vuoi aiutare i ragazzi come te dell'Ucraina? Sì, per combattere la guerra. Le opere resteranno esposte sino al prossimo 30 aprile. Per dare modo alle persone di salire e continuare ad offrire.